che questa è la mia ultima settimana come stagista al Museo d'Orsay, ho deciso di portarvi a visitare una mostra ospitata in uno dei musei, a mio parere, più belli di Parigi. Infatti, non so se lo sapete, ma il Museo d'Orsay è strettamente collegato al Museo dell'Orangerie. Quindi, dopo aver visitato la mostra ospitata al Museo d'Orsay, di cui vi ho parlato l'altra volta, quella sull'impressionismo e la moda, dovete assolutamente attraversare la Senna e visitare il Museo dell'Orangerie e la nuova esposizione di Soutine. Shamsutin è un pittore di origine russa che però è stato naturalizzato francese, che visse a cavallo tra il 1800 e il 1900. Il suo stile è considerato uno stile molto difficile da comprendere, infatti tutti i suoi quadri esprimono pienamente l'infanzia tormentata e le esperienze dolorose che il pittore ha vissuto. La mostra all'Orangerie presenta 22 dipinti dello stesso autore, poi altri dipinti di altri artisti a lui contemporanei. La maggior parte dei dipinti presentati sono dei ritratti, sono stati suddivisi all'interno dell'esposizione in ordine cronologico e a sua volta tematico. La mostra non è particolarmente lunga, però c'è da dire che stiamo parlando del Museo dell'Orangerie. Ora c'è da dire una cosa fondamentale, soprattutto per chi non è mai stato in questo museo. Infatti il Museo dell'Orangerie si trova in una delle piazze più belle di Parigi, Piazza della Concorde, ed è stato istituito nell'antica orangeria, ed ecco da cosa deriva poi il nome, l'antica orangeria del Palazzo Tuileries, proprio all'interno del parco. Ma questo non è tutto, infatti il museo ospita una delle opere più belle del pittore Monet. L'opera di Monet di cui vi parlo sono ovviamente le celebre ninfee. Infatti non a caso all'interno del museo, proprio al centro, sono state costruite due stanze comunicanti come a formare un otto. Le stanze sono completamente vuote e povere d'arredamento, e questo è stato fatto apposta perché lo scopo dell'architetto e anche del pittore in questo caso è proprio quello di costruire uno spazio nel quale il visitatore entra e riesce a isolarsi dal caos della città e quindi dal mondo esterno e immergersi nella quiete e nella pace circondato da questi meravigliosi dipinti. L'esposizione di Soutine sarà presentata al Museo dell'Orangerie fino al 21 gennaio 2013, invece le ninfee di Monet fanno parte della collezione permanente, quindi avete tutto il tempo che volete per andarla a visitare. E il museo è aperto tutti i giorni, eccetto il martedì, che è il giorno di chiusura, dalle 9 del mattino alle 18. L'ultimo ingresso è alle 17.30. Per quanto riguarda i biglietti, il prezzo del biglietto intero è di 7,50 euro, e invece l'ingresso è gratuito come quasi in tutti i musei parigini per gli studenti e per i minori di 18 anni. Quello che vi posso dire per mia esperienza personale è che l'atmosfera che si respira al Museo dell'Orangerie è un'atmosfera unica, irrepetibile, e per questo motivo credo che almeno una volta nella vita valga proprio la pena andare a visitare questo museo. Adesso vi saluto, da Parigi è tutto, colgo l'occasione per farvi gli auguri di Buon Natale e di buone feste, ci rivediamo nel 2013 sempre qui su Art for Us con tutte nuove chicche sulla mia vita parigina e sulle esposizioni di Parigi.